Ecco qua la stazione di San Lorenzo Nuovo. Qua troviamo il vento, la direzione e l'intensità del vento. Questa la pioggia, sia mensile, giornaliera, settimanale anche. Questa temperatura esterna, umidità esterna, la previsione prevista, in questo caso pioggia, la pressione atmosferica e questo qua l'andamento della pressione atmosferica. Questa qua ovviamente è l'ora. Questa ecco, lo sportellone si apre. Qua abbiamo varie funzioni, vari tasti. Sopra ci sono altri pulsanti, anche dietro. Questo qua è il collegamento USB che porta i dati al computer. E questi dati sul computer che poi rielabora e li manda su internet. Questo ad esempio il vento, l'intensità del vento, questa è la direzione, questo l'andamento della pressione atmosferica e qui altri dati. Questo andando più nel dettaglio, qui troviamo la direzione, in questo caso da sud viene questa intensità. Quasi 5 km orari, 4,8. Questa invece è la temperatura sull'anemometro, rilevata dall'anemometro. Adesso in questo caso è cambiato, viene da sud-sud-est a 5 km orari precisi. Questo è l'andamento della pressione, ma si può anche cambiare mettendo la temperatura o l'umidità. La pressione in questo caso è di 1004,8 ettopascal, ma ci sono altre funzioni, molte altre. Qui abbiamo anche i simboli della luna, che cambiano ovviamente ogni giorno. In questo caso rappresenta un quarto di luna. Questo invece è wet, sta a significare che è una giornata molto umida. Ovviamente il 91% di umidità dice tutto alle 3 del pomeriggio. Qui ovviamente in questo foro si può mettere l'adattatore e quindi la stazione può funzionare anche senza batterie. Questo qua, come detto, è il collegamento USB che va dalla stazione al computer, eccolo qua, portando con sé tutti i dati rilevati dai sensori esterni. E infatti questo simbolo USB sta a significare che il collegamento è attivo con il computer. Questa freccetta invece è il trend. Questo è il trend della temperatura, questo è il trend dell'umidità e questo è il trend della pressione atmosferica. In questo caso sono tutti stazionari. Questa è la pioggia, 8 mm e mezzo nell'arco delle 24 ore. La stazione possiede anche un telecomando. Qua
con il quale si può accedere più facilmente alle varie funzioni. Infatti questo è il ricevitore dell'infrarosso del telecomando, questo nero. Sull'anemometro inoltre è presente un pannellino solare che permette di far funzionare l'anemometro anche a batterie scariche, in quanto si ricaricano appunto con energia solare. Questo è il sito di Meteo San Lorenzo Nuovo, da me creato. Eccolo qua. Qua in pratica c'è più o meno tutto. Basta sfogliarlo un po' e vederlo. Per esempio, situazione attuale. Andando su situazione attuale troviamo ovviamente i dati rilevati in questo momento, tra cui temperatura, umidità, vento, temperatura massima e minima e ovviamente anche la pioggia. Questi qua invece tutti i grafici. Ovviamente c'è anche la leggenda, per meglio capire come funzionano questi grafici. C'è anche il trend. Andando invece su stazione meteo si potranno vedere le foto della stazione meteo di San Lorenzo Nuovo. Eccoli qua. E questa è la strumentazione completa.